Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà un video haul pensato per San Valentino, quindi sono tutti outfit per una serata speciale fuori a cena con una persona speciale o con delle amiche. Il video di oggi è in collaborazione con Shein, quindi grazie infinite al brand per aver sponsorizzato questo video. Vi lascio qui sopra un codice sconto da utilizzare sul sito che vi dà il 15% di sconto su una spesa minima di 29 euro, valido fino al 31 di marzo. Vi avviso subito che stanno facendo dei lavori qui fuori, proprio sulla strada di fronte al mio palazzo, quindi spero che non ci sia troppo rumore di sottofondo, ma in caso mi dispiace tanto. Un'altra piccola parentesi, questo intero look, compresi i boccoli, i capelli, sono in un mini video sul mio Instagram, dovrei averlo già postato, quindi in caso se vi interessa tutta questa situazione trovate tutto su Instagram e il nome è questo qui. Niente, se siete nuovi qui mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e direi di cominciare. Come sempre scusatemi se il suono non è il top, ma il microfono è sul tavolo e è un po' complicata la situazione, però dovreste riuscire a sentirmi bene. Come sempre vi lascerò tutti i link qui sotto nell'info box in ordine di come sono stati indossati i vestiti, in modo che sia più facile trovarli. Vi prego, basta, basta. Ok, questo qui è l'outfit numero uno. Abbiamo un body e una gonna di pelle, finta pelle aderente. Per quanto riguarda il body, in realtà non andrebbe allacciato così, ma andrebbe fatto un fiocco qui. Vedete, in teoria andrebbe allacciato così. Io personalmente lo preferisco a girocollo perché mi dà quel qualcosa in più, però anche così è abbastanza carino. Il body è molto morbido, mi piace tanto il tessuto, come vi dicevo è un body quindi ovviamente va giù. Per quanto riguarda la gonna, non lo so. Ok, mettiamola così. Nell'ultimo periodo la vostra amica Giulia ha mangiato tanto. Ho preso 5 kg, quindi non ho un problema con la gonna, ho un problema con le mie cosce che non sono più quelle di una volta, però non ci lamentiamo, per carità, non mi sto lamentando. Però ecco, questa gonna risalta il fatto che ho messo su quei 5 kg e la cosa non mi fa impazzire. Ovviamente la camicetta potete mantarla anche con un jeans, perché no? Mi sembra molto molto carino. E vi faccio vedere anche le scarpe, che saranno... Oddio, un crampo! Sono veramente una brava YouTuber. Questo è l'unico modo che ho per farvi vedere le scarpe. Okay, nascondiamo il fatto che non sono stata dall'estetista ultimamente. Sapete, è inverno anche per me. Comunque, ho preso anche queste scarpe qui, che devo dire sono molto 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 belle. Non sono le scarpe più semplici da indossare, sappiatelo, però sono molto belle e sono anche molto confortevoli per il fatto che vanno a stringere bene il piede. Sentite che è abbastanza, non compresso, però che è sicuro e non avete paura di cadere, inciampare, eccetera. Le scarpe mi piacciono veramente, veramente, veramente tanto. Sono molto comode, un tantino alte, quindi sappiatelo, non sono proprio bassissime, però sono veramente molto belle e le terrò su per provare tutti i vestitini che andiamo a provare adesso. Ok, outfit numero 2, stessa gonna, body diverso. Ovviamente io sotto un reggiseno senza spalline. È sempre un body, come vi dicevo, vabbè, chiaramente è un body bianco, non so neanche perché lo sto dicendo. Questo mi piace da impazzire. Devo dire che qui è molto più, cioè non troppo più stretto, però è un pochino più aderente, più, capite? Anche se non mettete sotto il reggiseno non si muove nulla. Capite quello che intendo? Molto molto bello. Non sono sicura dell'angolazione di questa fotocamera. Comunque, veramente bellissimo. Questo mi piace davvero tanto. E purtroppo il difetto della gonna è che si vede la biancheria intima sotto. Però avevo anche una gonna simile, sempre finta pelle di Shein, pitonata, che potrebbe starci da Dio. Vorrei che le spalline qui fossero un pochino appena appena più tirate in modo da farle stare ferme, immobili in alto. Ma sono un pochino più molli, quindi vedete che scendono, però il body, la taglia giusta, tutto taglia S per tutto quanto, tranne le scarpe che sono 38.
sistemato un pochino di più, comunque con una bella collana, un bijou. Come vi dicevo, la gonna anche qui non mi fa impazzire, non tanto per l'abbinamento, ma proprio per, non lo so, non mi piace come mi sta. Stessa gonna di prima, questa volta abbiamo un top, chiamiamolo così. Tirata fuori dalla gonna, vi dico la verità, non mi piace neanche con questa gonna. Mi sembra comunque molto carina, ecco, forse questa non è azzeccatissima per San Valentino, però può essere usata in qualsiasi altra occasione, con sopra magari un maglioncino di quelli aperti, un jeans, anche in una vita alta in realtà, un bel jeans. Sapete cosa faccio? Alla fine, dopo tutti i vestitini, la provo con un paio di jeans e vediamo com'è. Sembra un'altra persona. Questo sono ossessionata, è bellissimo. Allora, la parte sotto, oddio, non chiedetemi come si chiama, questa, la parte più sotto è più aderente e qui c'è semplicemente questo strato che va a coprire sopra. Wow, mi piace veramente tanto, mi piace come mi sta, mi piace il colore, è scollato ma non è volgare. Ok, sono ossessionata da questo. Questo qui è stupendo, anche con le scarpe mi piace un sacco. Vi prego, andate a scavare da un'altra parte, grazie. Tra l'altro in fotocamera, io sto guardando lo schermo, non mi sta bene come allo specchio. Ha senso? Ok, venerdì metto questo, punto. Vi prego, perdonatemi per il casino in sottofondo, mi dispiace tantissimo, è che non so quando altro filmare questo video, perdonatemi veramente. Comunque, mia mamma non scherzava quando diceva che il bianco ingrassa, ma devo dire che mi piace lo stesso. Non lo so, la trovo carino, elegante, lo metterei con di nuovo un maglione aperto, un maglioncino aperto, colorato, per staccare un po', perché sennò mi sembra una sposa. Ecco, un piccolo problema è che purtroppo è trasparente, quindi non lo so come mi sento a riguardo. È che purtroppo è trasparente soprattutto dietro, quindi bisogna metterci per forza sopra qualcosa, o che magari con le collant, però le collant scure col vestitino bianco secondo me non ci azzeccano niente, vero? Secondo me ci vuole un maglioncino lungo aperto che vada a coprire il dietro, perché al davanti, sapete, con le pieghette così un po' si vede, però bisogna anche farci caso. Io poi adesso ho le luci puntate addosso, normalmente non è così tanto evidente, però io ve lo dico, è trasparente, cioè è un po' trasparente, quindi sappiatelo, se avete intenzione di prenderlo tenetelo presente. Ecco, basico, vestitino nero semplicissimo, ok, semplicissimo. Dicevo, questo qui è un vestitino molto molto basico, nero, aderente, semplicissimo, che però funziona un po' con tutto, perché potete metterci qualsiasi cosa, da gioielli, maglioncini, cappotti, magari una bella giacca, insomma, dovete dargli voi quella cosa in più. Però è molto comodo perché potete sfruttarli tantissimo, sia per una serata fuori a cena, che di giorno, che di pomeriggio, per qualsiasi cosa, quindi molto bello. È un tantino corto, ve lo sto dicendo, perché ora mi sono abbassata e sento che è un tantino corto. Questo vestitino invece è l'opposto rispetto a quello di prima, nel senso che non è poi così tanto basico. Arriva completamente dritto e avete questi due fili di lato che voi tirate e andate a accorciarlo quanto vi pare, a stringere e a fare tutte le grinze che vi pare. Una volta finito, ovviamente, andate a stringerlo, 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 fate un bel fiocco e avete il vostro vestitino nude. Una cosa, questa qui è sempre taglia S, è che il pezzo sopra, questo, è un po' largo, quindi dovete, poi lo sistemerò ovviamente, ma dovete tirarlo abbastanza da fare in modo che questa parte qui stia dritta. E io ora non so se metterò questo o quello rosso. No, forse quello rosso è più adatto, più elegante. Di questo qui mi piaceva il colore e anche la forma. Devo dire che il tessuto anche mi piace, è molto morbido, molto molto bello, mi piace anche questo tantissimo. In classifica abbiamo prima quello rosso
E poi questo qui. No, prima il vestito rosso, il body bianco e questo qui al terzo posto. Eccomi qui, allora, questo è un altro vestitino. Prima di tutto ve lo dico subito, è molto molto corto. Quindi io sotto il reggiseno bianco, però con il reggiseno nero non dovrebbe vedersi nulla. Anche questo è molto bello, solo è un po' corto, quindi è un po' scomodo, capite? Un conto, cioè, appena arrivate al ristorante vi sedete, fine della storia. Però ecco, è proprio corto corto. Come vi dicevo, io ho il reggiseno bianco, questo è lì dietro. Peccato perché è molto bello, ma è proprio tanto tanto corto, quindi non so quanto lo utilizzerò. Ecco qui il prossimo, la cintura l'ho aggiunta io dal sito, dalla foto del sito loro hanno messo la cintura sulla modella, anche perché senza cintura è un maglione molto basico. Questo forse non è proprio azzeccatissimo per San Valentino, però si può utilizzare anche nel quotidiano con le collant sotto perché è molto corto e con sotto anche altro. Io soprattutto d'estate utilizzo le t-shirt lunghe, quelle oversize, con sotto i ciclisti, quindi quei leggings. Io ho preso un paio di leggings vecchi, li ho tagliati e arrivano sotto al vestito, però in questo modo non vi si vede niente, si vedono i leggings, quindi avete fregato tutti. Se avete un paio di leggings vecchi da buttare via, fidatevi, tagliateli e usateli sotto i vestiti troppo corti, vi salvano la vita e comunque non si vedono, però vi sentite un po' più a vostro agio. Il tessuto di questo qui non è il massimo, vi dico la verità, è un po' ruvido, non è morbido tanto quanto gli altri, quindi sappiatelo. Sempre stesso discorso di prima, sotto il reggiseno bianco. Comunque, questa qui è una tuta e non ho allacciato i bottoni di questa tuta. Non so voi, ma a me piace questo genere di tute perché le trovo eleganti ma comode e facilmente portabili, insomma. Mi piace il fatto che il pantalone sotto sia aderente, quindi non è largo, non è a zampa d'elefante, non è, è proprio aderente. E secondo me ci starebbe bene un qualcosa tipo una cintura magari qui, o comunque un qualcosa in più, una bella collana abbinata magari con la cintura, che ne so, la cintura con la fibbia oro, la collana oro, la cintura con la fibbia argento, la collana argento. Sono un po' matta oggi, Mi dispiace tantissimo per lo sfondo, nel senso che l'armadio scuro a specchio dietro non è il massimo, che non riuscite a vedere l'outfit intero. Mi dispiace veramente tanto, posso solo dirvi che la situazione cambierà presto, speriamo. Mi stavo dimenticando che ho preso anche queste mollette qui. Allora, ci sono queste qui argentate e queste qui dorate, e io non avevo nessun tipo di mollette carine e adesso si usano tanto. Molto molto carina, io la vedo più per i video per Instagram, sinceramente. Comunque questa qui era l'ultima che ci mancava da provare. Io ora vado a mettermi il top che vi dicevo prima con il jeans, così vi faccio vedere cosa intendevo. Io ora ne ho messo uno scuro, ma anche uno chiaro va benissimo. E devo dire che con il jeans mi piace molto di più rispetto che con la gonna, quindi lo indosserò sicuramente con il jeans. Di nuovo scusatemi tantissimo per il rumore in sottofondo, spero che non sia stato troppo fastidioso, e fatemi sapere qual è il vostro capo preferito che abbiamo provato, cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Grazie mille per la compagnia, spero tantissimo di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!